Bentornati amici di Player Inside nel vicolo sospetto, quello dove ci sono persone poco raccomandabili. Non Esatto. possiamo dire che cosa sono perché YouTube ultimamente sta censurando tutto, però l'avete capito. Sì. Oggi è pulito, non c'è grande via vai. No, c'è solo un morto, ma non è questo il Beh, punto, quello di ragazzi. prima che ormai è bello che in putrefazione. Vabbè. Oggi parliamo Sì. dei cheats, quindi terza puntata dei trucchi sui videogiochi. Ci piacciono queste cose anche perché la nostra Midna ci fa scoprire questi trucchi. Esatto, magari molti non li conoscevate o magari molti sì, chi lo sa. Ma fate finta di no e scrivete nei commenti: non lo sapevo, Raider Media, siete bravissime a scoprire le cose. O beh, se li sapete, insomma, fatecelo sapere. Cominciamo subito. Il confine tra glitch e cheat è spesso sottile. Infatti, molte volte ci sono glitch che permettono involontariamente di ottenere vantaggi non indifferenti. Ve ne citiamo per esempio due interessanti in Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch. Il primo permette di ottenere cuori infiniti. Si tratta di un procedimento lunghissimo e ci chiediamo davvero come lo abbiano scoperto per la prima volta. Innanzitutto bisogna aver sbloccato la fotocamera. Recatevi presso questa statua che permette di scambiare un cuore per 100 rupie, datele la maggior parte dei vostri cuori e poi salvate su un altro slot. Entrate poi in questo santuario, tenete premuto ZL e poi L, l'analogico sinistro, contemporaneamente. Questo vi permetterà di muovervi tenendo la telecamera attivata. Premete A davanti al piedistallo, in questo modo lo esaminerete e farete contemporaneamente una foto. Cancellate la foto, prendete in mano un oggetto qualsiasi, premete due volte Start e poi attivate un ricordo e uscite dal menu. A quel punto caricate il salvataggio e riprendetevi tutti i cuori dalla statua. Rientrate nel santuario e ripetete l'intero procedimento. Quando ricaricherete il salvataggio di nuovo, noterete che avrete tutti i cuori ripresi dalla statua, ma questa avrà ancora con sé altrettanti cuori che potrete riacquistare. Il secondo glitch permette di correre all'infinito senza consumare stamina ed è decisamente più semplice. Basta premere ripetutamente B tenendo premuto giù e Link correrà all'infinito. L'unico inconveniente è che con questo metodo Link fischierà continuamente. Beh, diciamo che tutto sommato io non ho mai capito come facciano a scoprire i glitch per la prima volta che poi portano a questi No, cheat. perché io posso capire quella della stamina, no? Sì. Cioè, dovete premere sempre giù, quindi lui fischierà e questo fischiare gli impedirà di consumare stamina. Ma quello che abbiamo letto prima, cioè Ecco. quello dei cuori, com'è possibile? Ma non è neanche il più difficile, ci sono cheat veramente impossibili che sono stati scoperti così. Io mi chiedo se sia per caso, se... No, secondo me a un certo punto loro hanno delle soffiate da parte degli No, sviluppatori ma si tratta ufficiali. di un No, glitch questo, non sì, è ho un capito, però dai, vai a cheat. scoprire un glitch così, dai, secondo me glielo dice proprio Koji Kondo, che in realtà è il compositore delle musiche di Breath of the Wild, non c'entra niente, però lo sapeva. Tutti conoscono Doom, anche voi giovinastri che non avete avuto l'età per giocarlo, soprattutto considerando che c'è stato il reboot nel 2016 e che nel 2020 ci sarà Doom Eternal. Parliamo della God Mode in Doom, ovvero l'invincibilità nel primo Doom. Digitando IDDQD si entra in questa modalità che in sostanza rende il giocatore invincibile. Il trucco dell'invincibilità è tra i più noti, ma quello di Doom è particolare perché il codice ha in sé un significato. ID infatti sta per ID Software, gli sviluppatori del gioco stesso, mentre DQD sta per Delta Q Delta, che era il nome di una confraternita fondata dal programmatore di ID, Dave Taylor, al college. Cittare in Dark Souls sembra veramente un controsenso, visto che il gioco dà il meglio di sé quando si vuole mettere alla prova la propria abilità, pazienza e concentrazione. Ma per i più pigri c'è un trucco che ha fatto la gioia dei videogiocatori per diversi anni e che ha permesso loro di ottenere anime infinite così da livellare velocemente. Bisogna equipaggiare come oggetto rapido un'anima di un boss, effettuare un attacco e quando sta per finire l'animazione, premere il quadrato come per consumare l'oggetto, ma immediatamente aprire il menu. Da lì bisogna consumare una fiaschetta Estus. Se siete stati abbastanza veloci, il gioco vi chiederà se vorrete utilizzare l'anima del boss. Scegliendo sì, otterrete le anime senza consumare effettivamente l'oggetto. Tu Sì, non l'hai fatto ma questo dai, nella ma è da sfiga, ma è da redenzione. sfigati. No, ragazzi, se fate questo siete veramente delle persone male. Se è per questo ci sono anche i trainer per Sì. Doom, per Dark Souls, Sì, è cioè che vero. ti danno tutto infinito, anime infinite, ti permettono di Eh sì, livellare. però quello è troppo. Ormai i trailer ci sono in tutti i giochi, Sì, no? In questa infatti. rubrica voglio includere dei codici, dei cheat, dei glitch. Anche perché i trainer sono esterni, cioè sono dei programmi esterni che spesso poi vengono fronteggiati dalle software house, rendendo il gioco invulnerabile a questi trainer. Ma comunque sono una cosa esterna. Questo è un cheat che è permesso grazie ad una sorta di Sì, è glitch, un di glitch. escamotage. Ma vedi un po', cioè non era più facile piuttosto che sperimentare questo glitch, finire il gioco 32 volte senza essere mai colpiti? Nella prima puntata di questa miniserie dedicata ai cheat vi abbiamo parlato del Konami Code e vi abbiamo già detto che questo codice è stato sfruttato per moltissimi titoli di Konami e non.
International Superstar Soccer per Super NES, Mega Drive e PlayStation non fa eccezione. Se infatti premerete su, su, giù, giù, sinistra, destra, B, A e Start con il secondo controller, sentirete un cane abbaiare. A quel punto, se avviate il gioco, l'arbitro sarà letteralmente un cane. È vero, questa cosa girava già ai tempi delle elementari, me la ricordo. Ma era un messaggio subliminale. Era un cane, sì, era veramente un cane. Quando... sì, era una sorta di messaggio subliminale. Beh, no, certo. In quel caso sarebbe stato, ne so, un animale cornuto. Sì, esatto, cioè, perché? Perché? Vabbè, ma non c'è un motivo. Perché no? A giapponese. Un cheat veramente fantastico di Prince of Persia, le sabbie del tempo, vi permette addirittura di giocare l'originale Prince of Persia del 1989, interamente rifatto in 3D. Per accedere a questo livello segreto, iniziate un nuovo gioco, state fermi sulla balconata tenendo premuto lo stick analogico sinistro e digitate X quadrato, triangolo, cerchio, triangolo, X quadrato e cerchio. Questo livello è un grosso easter egg nascosto nel gioco ed è un po' un peccato che sia così ben nascosto. Una volta raggiunta la fine si arriva in un'area decorata con la foto del team di sviluppo, ulteriore omaggio alla genesi di una delle serie più iconiche della storia dei videogiochi. Raiden, vediamo se lo sai. Sicuramente nel primo Super Mario, come ben si sa, se muori ricominci dall'inizio. Cioè, sì. Se fai game over... Beh, indovino con due. Ricominci dal primo mondo. Proprio dall'inizio devi fare tutto il gioco. Sì. Cioè, certo. Hai cominciato il primo Super Mario un miliardo di volte. Però, se tu muori nella schermata iniziale del gioco, premi A più Start. Sì. Riparti dallo stesso mondo. Sì, questa cosa la sapevo. In realtà. Quindi puoi continuare, cioè ci sono i continui nascosti. Esatto, era credo un escamotage per gli sviluppatori per riprendere da dove avevano lasciato a verificare, diciamo, lo stato del gioco. Una sorta di developer console nascosta a cui potevano arrivare anche gli utenti. Non era neanche tanto nascosta perché ha più start alla fine. Certo, non ripartite dallo stesso livello ma dallo stesso mondo. Sì, quindi siete sì. morti al livello 8, dovete rifare. Dal livello 1 del livello in cui siete morti. Esatto, insomma. Sì. Sì. Abbiamo parlato del trucco del flauto che in Super Mario Bros. 3 permetteva di saltare i livelli. Si trattava di un modo alquanto complesso di attivare un trucco perché in effetti bisognava prima trovare il flauto con l'ausilio di un glitch che permetteva di andare dietro un livello, proprio nella parte retrostante al livello, una parte normalmente inaccessibile, e poi ripetere il procedimento tre mondi più avanti prima di arrivare a quello finale. Ebbene, Sonic the Hedgehog presenta un metodo decisamente più rapido, comodo e tradizionale per saltare i livelli. Basta premere su, giù, sinistra, destra, A più Start nella schermata del titolo per accedere ad un menu con la possibilità di scegliere il livello a cui andare direttamente. Perché noi nintendari eravamo figli della schifosa. Sì, grazie. Dovevamo Nintendo. Le cose complicate. Dovevamo aggiustare il gioco per... A volte i cheat non hanno alcuna utilità ai fini del gameplay, ma semplicemente sbloccano delle scene divertenti. È il caso di The Typing of the Dead, un gioco di Sega in cui si uccidono degli zombie scrivendo delle sequenze di parole ben precise su schermo. Una volta finito il gioco, se scriverete i nomi degli sviluppatori man mano che appaiono, ecco che gli zombie inizieranno a ballare. In Super Mario Kart per Super NES potete accedere alla Special Cup, la sfida più difficile del gioco, senza dover passare per tutto il gioco come normalmente sarebbe richiesto fare. Nello schermo di selezione del torneo premete LRLLRR e potrete saltare tutto il gioco e accedere subito alla Special Cup. In questo caso però bisogna scandire, bisogna fare lo spelling, si dice Livorno-Roma, Roma-Livorno, perché sennò non capiscono mai. Il mio cognome, signori, non lo capiscono mai, sì. Questo non c'entra niente, no, questo è un aneddoto, c'entra. E queste cose solo su Player Inside, tant'è vero che una volta io ho detto, ma io mi chiamo Verri, perché il mio cognome è Verri, e l'interlocutore mi ha risposto, ha detto Lombardo. È vero, io testimone. Posso capire Verri Vieri, ma Verri Lombardo come... Arnold Palmer Tournament Golf era ovviamente un gioco di golf per Sega Mega Drive. All'interno del gioco era però nascosto un livello speciale di Fantasy Zone, un gioco per Sega Master System. Per accedere al minigioco bisognava fallire miseramente per ben 100 volte con tiri a vuoto nel primo stage di Arnold Palmer Tournament Golf. A quel punto partiva una schermata di game over in cui inserire il codice su, su, giù, giù, sinistra, destra e A. Ecco che quindi partiva il livello segreto di Fantasy Zone. Easter egg o cheat? Perché
questo è importante. Ho più un modo per dire, visto che è fallito 100 volte, gioca piuttosto a questo. Sì, senti, lascia perdere il golf, che non fa golf, per te, sei scarso. Però anziché un modo inelegante di dire, no, datti all'ippica, che l'ippica tra l'altro... Oh, all'ippica mica è facile. Richiede le sue... No, datti a Fantasy Zone. Sì, vabbè, era un modo, cosa carina. Era un modo stesso per Sega di dire, datti a quella merda di gioco. No, comunque, Fantasy Zone non era male. No, ma infatti gli sta dicendo... Perché sta dicendo in America? Io non l'ho detto... No. Ragazzuoli, vi ringraziamo per essere stati con noi per questa nuova puntata dei cheat, dei migliori cheat nei videogiochi. Noi ci divertiamo sempre a farle, queste top, queste liste. Sono più liste che top in effetti, perché le top ormai sono un po' demodè. E soprattutto sì, perché non c'è un ordine del codice migliore. Cosa più bella, no. Codice migliore è questo qua. No, sono una serie di codici che noi vi mettiamo in lista e che vi raccontiamo nell'ambito della cultura e divulgazione videoludica. Come sempre ragazzi, suggeriteci altre top che vorreste vedere su questo canale. Noi ovviamente le prenderemo in considerazione. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.